Attenzione, Kilo 33 e Kilo 34. La zona di sbarco attuale è compromessa. Ricevuto. Dot resta in attesa delle coordinate. Sì, comandante. Coordinate ricevute. Avvio immediatamente correzione rotta. Il centro di comando di intelligence navale della Sword Base è sotto l'assedio di una nave Covenant classe Corvette. Data la natura delicata del complesso, non è consentito l'uso di munizioni orbitali. Ogni tentativo di ottenere dati sulle forze nemiche ha avuto esito negativo, ma le capacità difensive attuali sono insufficienti. L'ONI ha richiesto un intervento diretto della squadra Nobel a difesa della Sword Base. Bene, signori. Al momento il nostro problema è quella nave. Concentriamoci sulla fanteria nemica. Aiutiamo quei soldati. Cat e Six, scendete qui. Org e Emil, poi tocca a voi, preparatevi. Muoviamoci, tenente. Andiamo. Noi ci abbiamo un'arma nuova. Cat, Six, respingete l'attacco alla sua. Sì, appena mi metto il mirino. Scoprite con cosa abbiamo a che fare. Questo è mio. Okay. Bam. Poi? Spartan, nemici a nord. Difendiamo il giardino, andiamo. Mori anche te. Poi? Gli altri? Uno è lì. Cazzo, aia. Merda, quello è un compagno. Ops. Posso prendere il ceccone, quello grosso. Bam. Ci sono tanti. Avanti, di corsa. Di corsa, siamo sempre di corsa. Fatemi scendere. Olle. Bam. Altri? Dove siete? Ah, ma belli, ma ce l'avevo dietro. Nobel 2 a comando Sword. Il cortile è sgombro, passi. Portatevi all'entrata principale a est, vi informeremo. Comando Sword, vedo un sistema di puntamento. Supporto d'artiglieria in zona. Limitato. No, l'hai fatto contare le bestie di supporto d'artiglieria. Bella. Allora, questa qua è buona. L'unico problema è che ho finti colpi, quindi meglio cambiarla. Per scambiare con blocco armatura. Non mi piace. Però mi piace sta cosa dei potenziamenti. 3, che li puoi 5, prendere 7, stiamo rientrando alla così base. Ma abbiamo nemici a ore 6, passo. Minchia, quelli come le butto giù, scusa. Ah, sì, che stupido. Ok. Merda. Che sfiga. Boom, no, invece l'ho preso. Andavano a cagare, mostri di merda. Merda. Ciao, bello. Ah, merdina secca. Boom. Deve esserci un comando per riavviare il sistema e riattivare. Permesso. Mori te, stronzo. Sì, capito, mori. Aia. Muori un po'. Minchia, ragazzi. Boom, boom. Speriamo ci sia un generatore funzionante. Cerchiamo un generatore d'intorno. Aia. Oh, bastardo. Vaffanculo. Alieno di merda. Andiamo qui dentro? Merda fritta in padella. Mori.
Affanculo. Mori. Minchia ragazzi, sti cosi. Affanciufolo. Aiuto. Porca troia. Dobbiamo passare per tua sorella impanata. Un attimo, ma te sei passata in mezzo ai nemici come se niente fosse. Ma minchia, ma che cazzo sta facendo? Ma che minchia sta facendo? Ma cosa cazzo stai facendo? Ma perché è così buggata l'intelligenza artificiale? Di sopra, tenente, ci serve quello squadrone Longsword in volo. Bam. Bam. Si ho capito, ma non muore. Bam. Bam. Minchia, ma muori? Bam. Bam. Niente, è immortale. Bam. Bam. Aiuto. Boom, è andato giù. È andato molto giù. Sbagliato. Togli il lanciamissili. Ah no, il lanciamissili è qua. E riprendiamo il lanciamissili. Chi devo sparare? Sì, mi sto divertendo. Ma cosa, a chi devo sparare? A tutti. Che posso fare? Boom. 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 Ciao. Fuoco di copertura. Ok. Bella patta. Che spettacolo. Sarebbe da fotografare. Bel lavoro comunque. Sono qui per questo. Fine del gioco. Five, bene dai. Six, all'ala scientifica. La dottoressa Alsi ci vuole il rapporto. Il comando dice che siamo tutti suoi. Puoi ripetere? Hai detto Alsi? Esatto. Ricevuto, ci muoviamo. Non deve certo dirmelo il comando. Sono stato suo per metà della mia vita. Ah, ecco. Tanto qualcosa la affonda. Ho richiesto la sua assistenza, comandante. Non un resoconto su eventi che avvengono sotto il mio naso. Quello che mi serve è una descrizione precisa della sua precedente missione. Jorge, quanto tempo. Signora. Cosa hai combinato con la mia armatura? Ho fatto qualche modifica. Lo vedo. Il ripetitore di Visegrad, il centro dati, era occupato da uno dei miei xenoarcheologi, il professor Laszlo Sorvad. Forse potrete far luce sulla sua morte. Se era un civile maschio intorno ai 60 anni, probabilmente la causa è stata una lama Covenant. Elite, quindi? Hanno attaccato anche noi. Subito dopo esserci imbattuti nella figlia del suo scienziato, si nascondeva nel... Non è rilevante. Gli Elite. Parlami di loro. Tre, classe Zealot. Uno è fuggito. Dall'aspetto poteva essere il leader. Zealot? Ne siete certi? L'armatura corrispondeva. E anche lo scudo. Ho dato l'ordine di non inseguire. Il nostro obiettivo primario era ripristinare il ripetitore. Obiettivo primario? Comandante, lei è un burattino o uno Spartan? Signora? Alcune persone all'ONI, me compresa, ritengono che i Covenant invino squadre elite a caccia di manufatti di elevata importanza per la propria religione. Secondo le descrizioni si tratta di piccole squadre, veloci e quasi sempre di classe Zealot. Si sono spinti fino alla stazione per via dei dati sugli scavi ONI custoditi lì. E voi li avete lasciati andare. Il recupero dati non rientrava nelle nostre direttive. Se anche ne fossimo stati al corrente c'erano altre priorità. Come dare l'allarme? L'ultimo appunto nelle annotazioni di Sorvad citava una scoperta fondamentale. Fondamentale. Non è una parola che avrebbe usato alla leggera. Auguriamoci che sia tutto nel modulo rubato dal suo tenente comandante. Kat? Tanto per chiarire, sono stata avvisata non appena ha tentato di accedervi. È la procedura standard per azioni non autorizzate. Sono dati riservati di livello 1.
Potrei farla mettere in custodia per aver intralciato il mio lavoro. Forse vuole farle compagnia? Come ha detto? Ci troviamo sotto direttiva di emergenza planetaria piano Winter. Sono certo che è al corrente dei provvedimenti previsti per chi interferisce con gli ordini di uno Spartan. Mi sta forse minacciando, comandante? È solo un consiglio, signora. Muoversi, squadra Nobel! Ah, vecchia! Signora? È tutto, Jorge.